Asti riceve oggi questo importante riconoscimento come città del sollievo dalla Fondazione Ghirotti, che ringraziamo, ed è un'attestazione che premia l'intera comunità, i cittadini, la città, i medici e le tante associazioni che con il loro impegno quotidiano consentono di rimanere vicino ai malati e di essere vicini in ogni tipo di sofferenza, alleviando la loro situazione. Oggi siamo molto lieti di essere qui ad Asti come Fondazione Gigi Ghirotti per consegnare nelle mani del sindaco e quindi della cittadinanza questo prestigioso riconoscimento. Asti entra nel circuito delle città del sollievo, diventa città del sollievo. Essere città del sollievo significa impegnare tutte le forze sociali, politiche, istituzionali affinché vengano realizzate progettualità dedicate ad alleviare la sofferenza fisica e morale da parte dei pazienti e della popolazione. Questo riconoscimento testimonia un lungo percorso fatto dalla comunità astigiana, soprattutto nel sociale, per tutte quelle meritorie opere che sono state realizzate a favore della popolazione e della comunità intera. Fanno parte di questo circuito circa 30 città italiane. Asti è il primo capoluogo di provincia del Piemonte ad essere insignito di questa onorificenza. È una onorificenza prestigiosa perché deriva dal messaggio di umanizzazione di un grande giornalista, Gigi Ghirotti, che ha fatto della umanizzazione, quindi della sensibilizzazione delle istituzioni su questa tematica, uno dei cardini della sua sofferenza. Quindi siamo molto contenti di poter consegnare oggi questa onorificenza a questa città. Da oggi Asti è città del sollievo. Ha avuto questo ambito riconoscimento proprio per tutta l'attività di sensibilizzazione fatta dal comune, fatta dai cittadini, dalle associazioni di volontariato, ma soprattutto dai medici, dagli infermieri, tutto il personale del Cardinal Massaia nei confronti della cultura del sollievo. È molto importante questo riconoscimento perché ci dà la forza, ci impegna a fare ancora di più, a concretizzare. Cosa vuol dire essere città del sollievo? Vuol dire diffondere la cultura del sollievo contro l'indifferenza di chi soffre. Primo passo concreto sarà la realizzazione di 5-6 posti hospice nel comune di Asti. Mi fa molto piacere essere ad Asti e che sia Asti la prima città piemontese a entrare nella rete delle città italiane del sollievo, e ringrazio di essere stato invitato a questa cerimonia sia come amico e collega di Gigi Ghirotti, che visse con lui questa magnifica e drammatica sua inchiesta terminale, l'inchiesta estrema che lo portò a raccontare la sua vicenda umana negli ospedali e a essere testimone di un problema enorme che riguardava allora i malati, considerati numeri, considerati non degni di risposte e di particolari attenzioni al di là delle medicine. Mi fa piacere essere invitato appunto anche come presidente dell'Ordine dei giornalisti, cioè dei colleghi, degli eredi di Gigi Ghirotti, in qualche modo eredi, specie in questi tempi di pandemia in cui molti giornalisti si sono trovati e si trovano a rischiare la vita come i medici nelle corsie d'ospedali, nelle stanterie, di fronte a un problema sociale oltre che sanitario, immenso, immenso.